Buon martedì 9 luglio. Gesù percorre le strade della nostra madre terra e le folle lo seguono, ma sembrano pecore smarrite. È un quadro che ci riporta alla quotidianità, alla contemporaneità. Ci sono le maldicenze, ci sono le affermazioni stupide. I moralisti di ogni tempo, di coloro i quali sono servi del potere. Gesù guarisce i malati, scaccia il demonio da un muto. E che cosa fanno gli ipocriti di quel tempo? Si indignano. I farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Queste forme di pensiero contorto non hanno nulla di limpido, questi pensieri sono macchinazioni che cercano di sbarrare la strada della salvezza. Ma Gesù procede comunque con una certa indifferenza o in qualche occasione anche ponendo domande che fanno ammutolire farisei di ogni tempo e che mettono in evidenza la contorsione delle loro logiche e dei loro pensieri. Gesù vede queste pecore smarrite, siamo noi, un'umanità smarrita, rassegnata, impaurita, che ha costituito molte volte forme di idolatria del potere, che ovviamente poi questa umanità ha dovuto fare i conti con l'abbandono, perché il creare divinità a nostra immagine e somiglianza ci porta inevitabilmente alla dimensione della schiavitù e dell'abbandono. Gesù si muove con tenerezza, a compassione e chiede che vi sia una disponibilità al servizio. C'è grande bisogno di servizio, ma pochi sono i servitori. Viviamo in epoca storica che a mio parere è ben rappresentata dalla lettura iniziale della liturgia di oggi. Dal libro del profeta Osea, così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati. Abbiamo creato dei re che non sono certo stati designati, né dal processo evolutivo e per i credenti non certo da Dio. Abbiamo generato dei re posticci che conducono l'umanità alla guerra, alla fame, all'ingiustizia. Ci siamo fidati e non abbiamo ascoltato. Hanno scelto capi a mia insaputa. Noi scegliamo capi e relativi programmi che sono assolutamente incapaci di cogliere la logica meravigliosa del processo evolutivo su questo pianeta, la pienezza della vita che siamo chiamati a rispettare e a salvaguardare, a vivere nella pienezza della speranza e della gioia, abbiamo bisogno di servizio che conforti la nostra disponibilità ad ascoltare le vie del Signore, dell'evoluzione. Per credenti e non credenti, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina, idoli che sono rovina, le idolatrie, i potentati. Ripudio il tuo vitello, o Samaria. La mia ira divampa contro di loro, fino a quando non si potranno purificare fino a quando?
non troveranno la strada della purificazione, non troveremo la strada della purificazione oggi sempre più necessaria. Viene da Israele il vitello di Samaria. È opera di artigiano, non è un Dio. E oggi l'artigiano dei meccanismi mediatici, dell'informatica, costruisce i leader, che è semplicemente un capo che chiede di essere idolatrato. Non è un Homo sapiens che accoglie in sé e testimonia la necessità dell'umiltà, della sobrietà, del servizio. Però si costituisce a Dio. Quel vitello d'oro sarà ridotto in frantumi, opera di artigiano, e poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Anche qui. Continuiamo a seminare vento, a raccogliere tempesta, in senso simbolico ma anche in senso concreto. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina. E se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Anche qui un quadro straordinario. Cambiamento climatico. Se c'è produttività, faranno man bassa le oligarchie dei potentati economici, gli stranieri. Gli stranieri che ovviamente si costituiscono come potentati su questa terra, non lo straniero che percorre la strada dell'esistenza richiedendo accoglienza. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Le idolatrie costituiscono altari, ce ne sono tanti altari della laicità. E poi questi altari si sono ulteriormente moltiplicati nelle cosiddette piazze virtuali. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Leggi scritte con il codice dell'etica, il dovuto nei confronti del prossimo, ma tutto questo noi lo consideriamo assolutamente inutile, controproducente. Abbiamo le ragioni dell'economia di finanza che dominano il quadro dell'esistenza umana. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati, dovranno tornare in Egitto, cioè nella schiavitù. Ed è quello che sta accadendo, ci stiamo incattivendo perché stiamo ritornando nella schiavitù. Un monito scritto, credo, intorno a 2800 anni fa che ci rispecchia perfettamente. Ma veniamo al Vangelo di oggi, il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. La maldicenza. Questi meccanismi che cercano in tutto modo di legittimare la presenza della via della salvezza. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, insegna, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione. Sentire compassione, anche questo ci sollecita a dare ascolto alla sofferenza dell'altro e farla riverberare in noi. Avere compassione, vivere insieme
i momenti difficili e i momenti belli, condividerli, avere compassione perché erano stanche e sulle ed erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore, stanche e sfinite. Quanta stanchezza e sfinimento oggi cogliamo nelle generazioni, giovani, vecchi, delusi, forse perché si sono anche troppo illusi, hanno costituito idolatrie. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. C'è bisogno estremo di farci protagonisti, di sollecitare e testimoniare poi, una volta sollecitati, la disponibilità del servizio, perché ce n'è molto bisogno. Buona giornata a tutte e a tutti.